Salve a tutti, oggi vedremo come usare il Sat Finder per poter centrare e orientare in maniera ottimale e avere un segnale ottimo la nostra parabola per il segnale digitale. Quindi useremo il dispositivo Sat Finder, che in questo caso abbiamo sia la versione analogica che la versione digitale, e poi un semplice cavetto che andremo a collegare nell'occhio della parabola al nostro LNB. Giriamo il Sat Finder la parte posteriore, vediamo che sulla destra abbiamo l'ingresso 2LNB e da questo lato invece 2REC. Allora, il 2LNB andremo a collegare con un spezzone di cavo il nostro Sat Finder al nostro LNB. Dall'altra parte invece, dove c'è scritto 2REC, andrà collegato al cavo che proviene dal decoder e che quindi porta l'alimentazione ai 12 volt. Una volta collegato il cavo che proviene dal decoder, vedremo che il Sat Finder si illuminerà, e attraverso questa manovra, questo potenziometro, dobbiamo scendere il segnale fino a portarlo a zero, in maniera da portare la taratura a zero per l'appunto. A questo punto colleghiamo il cavetto che proviene dal LNB, lo dobbiamo collegare a quest'altro, quindi facciamo un piccolo riepilogo. Una volta collegato il cavo che proviene dal decoder nell'ingresso 2REC del Sat Finder, dobbiamo azzerare il segnale con il potenziometro in maniera tale da portare questa lancetta a zero. Dopodiché, solo dopo, dobbiamo collegare questo cavetto che viene dal Sat Finder, dove c'è scritto 2LNB, all'LNB qui. In questo caso qui già ci dà a fondo scala, ciò significa che la parabola è orientata perfettamente. Qualora non fosse orientata, questo segnale sarebbe 5, 4, 3, 2, 1. Fatto ciò, dobbiamo agire invece sulla parabola, spostandola a destra e a sinistra o sopra e sotto, fino a quando, appunto, per l'appunto, arriviamo ai nostri 10 dB. Quindi la lancetta si sposterà ai 10 dB. Quando la lancetta si sposterà sui 10 dB, avvitiamo e fissiamo per bene la nostra parabola nella parte posteriore. Facendo la stessa prova con il Sat Finder, però quello digitale, colleghiamo sempre il cavo che viene dal decoder, lo colleghiamo dove c'è scritto receiver e vediamo che lui darà un'attenuazione. Dopodiché clicchiamo qui su AT e portiamolo a livello 2. Solo a questo punto colleghiamo il cavo che va dal LNB al Sat digitale e vedremo che qui il nostro segnale sarà 99, quindi a fondo scala. Significa che anche con questo dispositivo Sat Finder digitale la nostra parabola risulta orientata perfettamente. Una volta fissata la parabola e quindi bloccata tramite i dati bulone che ci sono nella parte posteriore, e potremmo andare a verificare sul nostro decoder che sia il segnale che la qualità dovrebbero essere a livelli accettabili. Per oggi è tutto, spero di esservi stato utile e mi raccomando un bel pollicione verso l'alto e quindi un like, e così contribuiamo a fare andare avanti questo canale. Per oggi è tutto, grazie, al prossimo video, ciao!